Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo la panna cotta senza lattosio. Dici, la panna senza lattosio come cacchio è? Per tutti quelli come me, come mio figlio, come la compagna di mio figlio, ciao Ale, ciao Gaietta, siamo intolleranti al lattosio, possiamo mangiare finalmente anche noi la panna cotta con la panna dell'HD. Senza lattosio. Oh, finalmente. Allora facciamo panna cotta senza lattosio. Vediamo gli ingredienti. 200 ml di panna senza lattosio. 2,5 g di gelatina colla di pesce, che è un foglio e mezzo. 50 g di zucchero e una bustina di vanillina. Prima di tutto prendiamo dell'acqua fredda e mettiamo dentro la gelatina. E la lasciamo dentro un 15 minuti. Mettiamo dentro la nostra panna. Lo zucchero, la vanillina, facciamo sciogliere bene tutto e la mettiamo sul fuoco. All'inizio del bollore la facciamo andare un 3 minuti e poi spegniamo. Accendiamo il fuoco. E lo facciamo arrivare a ebollizione. Quando proprio inizia a bollire, abbassiamo il fuoco e lo facciamo andare un 3 minuti, sempre mescolando. Prendiamo la nostra gelatina, la strizziamo per bene. E la versiamo dentro nella nostra panna calda e la facciamo sciogliere. Una volta che è sciolta tutta bene, facciamo raffreddare un momentino e la versiamo nelle nostre coppette o dove volete voi. Io ne faccio due. E una volta raffreddate, le mettiamo in frigo per un 5-6 ore. Io anche tutta la notte le lascio e le mangio il giorno dopo. Quindi a domani. Ecco qui, praticamente il giorno dopo, adesso lo tiriamo fuori, facciamo l'impiattamento. Che profumo di vaniglia! L'ho fatto scendere nel piattino e mettiamo sopra come decorazione le amarine. Proviamo! Invece, se volete, potete mettere il caramello o quello che volete. Io devo far fuori queste amarine qua. Facciamo scendere giù di qui. Potete decidere se tirarlo fuori o lasciarlo nella coppetta. Questo qui è per il cameraman 1, glielo lascio nella coppetta perché bisogna portarlo a casa sua. Gli metto su le amarrene. È per il cameraman 1 che gliela devo portare là a casa sua e allora non posso tirarla fuori. E questa qui la devo lasciare per il cameraman 2 che gliel'ho tirata fuori. Ne assaggio un pezzettino per sentire com'è. Questa qua gliela rimetto in frigo. Guardate che bella! Così
sulle amarine. Che buona! È buonissima, raga. Con quella vanillina, sa proprio di vaniglia. Bella, bella compatta. Bella compattona. Buonissima. Guardate dentro. Che bella compatta. Fatela perché è veramente una cannonata facile e senza lattosio, così almeno anche tutti quelli che sono intolleranti al lattosio possono mangiare la panna cotta. Non ci credo. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ciao. Fatela, cannonata, bella, spessa, compatta.